sì. Sei tu, Lina, cara? Sì. Bene. Come state, maestro? Ah, è venuto... c'era qui un medico. Oh, un idiota. Non ha detto niente. Mi ha proibito soltanto il cognac. Oh, mi sento così debole. Sicuramente perché non mangiate. Ho visto che la cuoca vi ha preparato delle cose ottime. Oh, da casa di mia figlia mi mandano della... dei pezzi di carne durissimi, ma come posso fare io a mangiarli? Se almeno mi mandassero del cervello, della verdura, delle uova... Perché non glielo dite? Io gliel'ho detto. Ma lì tutti quanti sono in attesa della visita del... del principe ereditario di Prussia. Dovrebbe arrivare fra 3 giorni. È tutto sottosopra. Nessuno mi dà retta. Non c'è neanche un cane. Oh, Lina. Ma che volete? Sollevatevi un po', maestro. Sì. Su, papà, vi aiuto io. Vostro padre ha una polmonite doppia. Resto qui con lui. Preparatemi un letto nella camera accanto. Che ore sono? 9, maestro. Mi sento tanto male. Che giorno è oggi? Oggi è il 30 di agosto. Ma ditemi che giorno è. Martedì, mercoledì, cosa? È venerdì, maestro. Venerdì. Oh. Aria! Aiuto! Aria! Sì, non alzatevi! Non respiro! Aiuto! Sto soffocando! Aiuto! Soffoco! Papà! Prendine anche tu. Anche questo l'abbiamo avuto da lui. Tristano. Il mio abito. Io devo andare stasera. Tristano. Cosima, lui mi aspetta. Lasciatemi andare. Voglio vedere il... Tristano, voi chi siete? Che cosa volete da me? Lasciatemi, Tristano. Papà. Cosima. Soffrite molto, papà. No. Non più.
La notte del 31 agosto 1886, Franz Liszt entra nel regno dell'immortalità, lasciando un'impronta che ha fatto di lui il padre spirituale della musica moderna.